e bentornati nel nuovo video. Oggi video acquisti Primark, come avete capito dal titolo. Sono andata a fare un giretto, appunto, in realtà, e sono sincera, sono andata per cercare i reggiseni di allattamento come quelli che ne ho due, e continuo a lavare e rilavare, far asciugare, quindi volevo averne altri due perché era un set da due, da poter avere un pochino più di tempo per lavarne uno, eccetera, perché sono comodissimi, sono, non ve li faccio vedere perché appunto uno è a lavare e uno lo indosso, però sono con le coppe preformate ma senza ferretto, davvero comodissimi e fanno anche un bel effetto appunto sul seno perché non sono totalmente, non hanno solo uno strato di tessuto. Purtroppo è l'unica cosa che non ho trovato. Ho comprato di tutto perché vedrete, ma quelli non c'erano. Direi di cominciare a approfittare che Leonardo sta dormendo. Vado random perché ho fatto un po' di tutto, un po' principalmente per i bambini, qualcosina per me e qualcosa anche per la casa. Ho approfittato visto che da Primark se si vede qualcosa bisogna prenderlo senza aspettare, perché dopo si va dopo magari dopo due giorni e non c'è più, sono più. Quindi ho preso un pile per Leonardo, mi sbaglio, per Lorenzo, aiuto, e appunto un pile così da utilizzare quando si sta inverno. E ormai ho preso tutto 4-5 anni perché adesso lui è più di un metro e infatti questo è 110, ho visto che per tutto il resto ha preso quella taglia lì, va bene, e quindi questo, e mi sembra vedete già 5,50 euro. Questo invece sì, per Leonardo, un set da 3 body del Re Leone, perché abbiamo cominciato con le foto dei mesi con tipo tema Re Leone. E quindi visto che c'erano li ho presi, così almeno per le prossime foto li avrà, anche perché sta crescendo a visto d'occhio, li sto già utilizzando la taglia 62. Fortunatamente di body, tutine, pigiamini ho tutto di Lorenzo, quindi ho di tutte le taglie, non devo correre ad andare a prendere. Sono così tre, questo qui con questa fantasia e questo invece arancione, e li ho pagati 3,11 euro. Molto carini, c'è tutta la linea del Re Leone, sono impazzita. Per Lorenzo invece, questo maglioncino bellissimo, non è pesantissimo, è in cotone, bello, mi piace tantissimo, e questo ho pagato 12 euro. Ok, si era scaricata la batteria, non mi ricordo quello rimasta. Per la casa invece ho preso questa copertina perché appunto abbiamo, da quando abbiamo il divano nuovo ormai non abbiamo più utilizzato coperte sul divano perché faceva caldissimo, e quindi niente, ho voluto prendere una, però questa è un po' piccola perché è 120x150 ed è così fatta tipo in ciniglia, quindi super morbida, non pizzica perché io odio le cose che pizzicano, con un po' le frangette e nulla, molto carino di quel colore qua. L'ho pagata 11 euro, speravo ci fosse anche quella versione più grande, ma niente, quindi mi piaceva lo stesso, quindi l'ho presa. Rimanendo sempre in tema casa, ho preso questi due cuscini e penso di utilizzarli qua sul divano, sono tipo un po' pelusciosi, adesso non so se metterò subito o aspettare un pochino più l'arrivo dell'inverno, e appunto già così con l'imbottitura. E appunto 43x43, 10 euro tutti e due, davvero morbidissimi, mi piace un sacco. A questo punto non so se lasciarli qui sul divano, ma penso di sì, o comunque stanno bene anche in camera sul letto. E poi questo beauty così giallo mi serve per portare delle cose a Lorenzo a scuola, perché purtroppo abbiamo scoperto che è allergico a un sacco di pollini e in dubbio anche agli acari, e quindi gli viene proprio, vengono le crisi asmatiche, abbiamo scoperto nell'ultimo mese, e fortunatamente siamo andati subito a fare la visita all'allergologa, e per fortuna, perché appunto continuava ad avere queste crisi non molto gravi perché intervenivo subito con l'aerosol, però una volta l'ha avuta molto grave e ci siamo spaventati. Quindi a scuola sono andata dalla pediatra, mia, vabbè,
vi racconto anche, facciamo un po' di story time. E, sono andata alla pediatra e per la scuola mi ha fatto la carta e andrò a portargli poi la pompetta, così sperando non gli venga nessuna crisi a scuola, però se dovesse succedere almeno hanno la pompetta e l'ho preso per mettere dentro le sue cosine e da lasciare poi a scuola. Ho pagato 6 euro per Leonardo, facciamo Lorenzo, Leonardo, Lorenzo, Leonardo. Quindi questa tutina, bellissima, e devo dire che vabbè, ho tanti vestiti di Lorenzo, però qualcosa per sfizio glielo compro quando lo vedo. Ho preso questa tutina e pantaloni, guardate che belli, questo bel colore blu, con topolino stampato e appunto avevo preso 0,3 mesi che è 62 centimetri. I pantaloni li ho pagati 7 euro, c'erano anche bellissimi sempre del Re Leone, mi sono innamorata, ma c'erano i pantaloni e non la felpa, quindi ho preferito prendere il completo e la felpa sempre uguale, della stessa stampa, bellissima, e appunto anche questa 7 euro, quindi il completo 14 euro. E fra l'altro mia mamma mi ha regalato una felpa fatta della stessa serie di queste perché le ho viste con gli Avengers, così era contento Lorenzo che anche Leonardo ha qualcosa degli Avengers, che adesso è in fissa con i supereroi. So che sono in anticipo, ma come vi dicevo, da Primark quando si vede qualcosa bisogna prenderlo, perché si aspetta dicembre per prendere le cose di Natale, non si trovano più. Quindi l'ho presa e la metterò via. Ovviamente sempre per Lorenzo, questa qui visto che anche lui è in fissa con i supereroi e i dinosauri, non potevo non prendergliela. Bellissima, con il T-Rex e quindi questa simile palla di neve con le paillettes. Molto sobria direi, 10 euro, sempre tema rosso Natale, no vabbè, i pantaloni della tuta perché niente, contavo di metterli ancora per un po' quelli della taglia precedente, ma vedo che gli arrivano quasi al polpaccio, quindi niente, sono andata a prendergliene altri 2 o 3, sì, quindi li ho presi rossi, quelli semplicissimi. E sono felpati perché sono un po' felpati quelli di Primark, non fa le mezze stagioni. Rosso e l'ho pagato 4 euro, sempre taglia 4-5 anni. E poi ne ho presi, se non sbaglio, blu uguali. Lo cambio tutti i giorni, quindi vanno via come il pane, anche se sono uguali, non importa. Sempre 4 euro, sempre taglia 4-5 anni, due blu. Un pigiama pesante. Quindi, sempre tema supereroi, Spider-Man, quindi il pigiamino così di pile, è morbidissimo, morbido morbido, me lo vorrei mettere io. E appunto questo invece l'ho pagato 11 euro, sempre taglia 4-5 anni. Ve l'ho detto che era principalmente per i bambini perché ormai compro per loro. Però devo dire che mi sono presa anche qualcosa per me. Ultima cosa, secondo me per Lorenzo, le canottiere, così senza maniche perché le utilizza così, e sono 5, 5,25 euro. L'anno scorso ovviamente non gli vanno più bene. Passiamo poi a me, finalmente ho preso, allora nel reparto pigiami, ma non li utilizzerò come pigiami, adesso lo apro, poi comunque lo indosso e vediamo. Fatto così, io lo utilizzo come tuta da casa, comunque da uscire per portare Lorenzo all'asilo, intanto esco e torno a casa, però è morbidissima, di proprio di una maglina, non felpatina, però è di quel morbidino grigio, appunto maglia e pantalone così con le costine, vabbè qua c'è dentro il cartone. Ho preso la M, sì, dovrebbe andarmi bene. Così con la gamba però stretta, che in teoria sarebbe un pigiama, ma appunto lo utilizzo poi per stare in casa, come tuta da casa, però è molto carina e l'ho pagato 15 euro. Pigiami, ma io non lo utilizzo come pigiami perché sono troppo caldi per me. Stesso motivo, ho preso questo invece bello peluscioso. Anche qui, anche questo sarebbe un pigiama, ma per me è troppo troppo pesante da andare a dormire con questo. E appunto, stessa cosa lo utilizzerò in casa, anche
anche perché mi sa quest'anno dovremmo un po' risparmiare sul riscaldamento, quindi meglio mettere le cose pesanti. No, vabbè, a parte gli scherzi, ma no, no, non più di tanto scherzi, perché davvero dovremmo un po' risparmiare sul riscaldamento. Felpona così, con le stelle, e pantalone uguale, così sempre tutto bello, pelucioso. È morbidissimo, infatti non vedo l'ora di metterlo. Bello, anche questo, ho preso la M, l'ho pagato. E oddio, non c'è scritto. Sì, infatti 11 euro. Qua si sta facendo tutta la montagna. Per Leonardo, sempre il tema peluscioso, ho preso una copertina. E non è molto grande, perché appunto, esatto, sarà un 70%. Così, con le pecorelle. Sì, sono le pecorelle. Ed è appunto morbidissima, bellissima. E perché appunto ce n'è una, ma era di, l'avevo presa per appunto per i primi giorni, ed è in cotone, quindi in previsione appunto dell'inverno. Una copertina così, l'ho pagata 5 euro. Per me ho preso questa fascia. Io odio cappelli, fasce, e tutti gli anni li compro e poi non li utilizzo. Però era molto bella, e poi è molto morbida, quindi forse questa non mi darà fastidio. Vediamo, adesso però togliamo anche questo. Pagata 3,50 euro. Io adoro vedere sugli altri tutte queste cose qua, sui capelli in testa, ma io li non li sopporto. Quello che non ci spendo molto, perché tanto so che rimangono nel cassetto. Però vediamo. E così mi piace anche, infatti, però questa forse non pizzica, quindi mi sembra bella morbida. Bella, non mi dispiace neanche come mi sta, che dite? Comunque, vabbè, no, non dovrebbe pizzicare. Per la casa poi ho preso anche questa zucchetta. Ok, così in ceramica con il picciolo, si chiama, dorato, pagata 3 euro. E in vista dell'autunno, visto che stanno spopolando le zucchette, da mettere lì sul tavolino. Fra l'altro ho anche due belle zucche più grandi, sempre in ceramica, devo andare a recuperarle, non so dove le ho messe, da un bel po' di anni, prima che andassero di moda, devo dire, e dovrei tirarle fuori, ecco, così vedo di fare qualche decorazione a tema autunno. Mi piacciono particolarmente le decorazioni a tema autunno, ma magari qualcosina, e sono sempre così, quelle che ho sono sempre bianche, quindi non niente di arancione eccessivo. Infine per Lorenzo, sempre ho fatto scorta di bombe da bagno, perché ne va matto. E quindi, visto che ce ne sono tantissime, super profumate, e allora ho fatto scorta, ho preso, vabbè, una l'ha già usata ieri, che era sempre fatta così nella carta. Questa l'ho pagata 0,75. E poi ho preso questa, vedete, c'è il prezzo già attaccato. Ho preso una volta così per fargliele provare, non sapeva neanche esistessero, e niente, adesso ne va matto. Buona anche questa all'anguria. Poi ho voluto provare questo scrub vaniglia e zucchero di canna, brown sugar. Mamma mia, oddio che profumo, non l'avevo ancora usato. Mamma che buono, buonissimo. 4 euro e appunto lo scrub corpo, buono, buonissimo, già solo quel profumo. E vedremo, non l'ho mai provato. Primark ho finito, e vi faccio vedere solo un paio di cose che ho preso sempre nel giro di acquisti, ma sono proprio due stupidate. Allora, da Tiger ho preso questo piccolo organizer, che se avete visto gli altri video, oddio, è già tutto distrutto. Se avete già visto gli altri video, sapete che li ho praticamente uguali, prese da Primark. Ma questa era piccolina, mi è piaciuta tantissimo. Se non sbaglio l'ho pagata 1,50 euro circa. E non so dove lo utilizzerò, ma
in qualche modo la utilizzerò sicuramente. Adesso si sta tutta distrutta. L'ho fatta così perché sono tipo le cassette della frutta, ma di questi colori pastello bellissimi. Ed è piccolina, magari la potrei utilizzare sempre in lavanderia dove ho messo le altre, per metterci dentro altre cose. L'ultima cosa invece che ho preso da Casanova è questa padella, appunto con il manico che si stacca. È molto molto grande, così grande non l'avevo. Poi devo dire che ultimamente mi stanno abbandonando tutte le padelle, si stacca il manico così. E io la utilizzo anche la padella per fare il primo passaggio della pizza, per farla cuocere sotto e poi la posto in forno. Infatti pensavo, l'ho presa anche per questo motivo. Solitamente la mettiamo sulla teglia del forno, però se volessimo fare il primo passaggio in padella si stacca e poi la mettiamo in forno a far finire di cuocere. Il prezzo iniziale è 85 euro, scontata del 42 a 48,90 e poi c'era un ulteriore 78%, quindi l'ho pagata solo 18 euro, 17,90, e quindi mi sembra bella robusta. La parte sotto comunque mi sembra fatta bene, vediamo se dura, perché a me non durano niente, non so se sono io sfortunata o le prendo che fanno schifo. Questo era tutto, fatemi sapere se vi sono piaciuti gli acquisti e grazie per aver visto il video, ci vediamo al prossimo, ciao!